Micro Poi recuperiamo di tutti gli sì, interventi, eh. sì. Silvana. Tavoletta. Tavoletta, presidente. Mamma e coraggio, vittime della strada onlus. Allora, dopo il break, eccoci di nuovo qua. Ringrazio tutti perché momenti così ce ne dovrebbe essere di più, perché solo accumulando le nostre forze forse riusciamo a raggiungere un qualcosa. Allora, io sono Silvana Tavoletta, presidente dell'Associazione Mamme Coraggio, e ringrazio tutti voi anche a nome di Rosa Di Bernardo, referente di Pozzuoli, e Elena Ronzulo, referente di Aversa. Allora, l'associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada, di cui sono presidente, è nata nel settembre 2013 per iniziativa di un gruppo di persone, quasi tutte appartenenti all'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Abbiamo ritenuto opportuno fondare l'associazione Mamme Coraggio, nel frattempo divenuta anche ONLUS, sia per portare avanti azioni più incisive e mirate all'interno del territorio, noi siamo della Campania, in cui viviamo e svolgiamo il grosso delle nostre attività, sia per ovviare in qualche misura alla diminuzione di capacità organizzativa dell'Associazione Nazionale alla quale apparteniamo, successivamente dal 27 dell'aprile 2013. L'APS è tuttora divisa al suo interno e tutte le persone ragionevoli di buona volontà all'interno dell'APS stessa e dell'intero movimento che si batte per le vittime della strada. Si augurano che prevalga una buona volta il buon senso e che gli interessi generali e comuni diventino più forti dell'ambizione personale di qualcuno o di qualcuna. L'associazione Mamme Coraggio ha immediatamente aderito con entusiasmo all'UIS e l'Unione Italiana per la Sicurezza Stradale. Convinta com'è che solo dal superamento di meschini interessi di bottega e della creazione di un fronte comune quanto più vasto possibile, sia possibile ottenere risultati significativi nel campo della sicurezza stradale e di una vera giustizia per tutte le vittime della strada. L'associazione Mamme Coraggio è nata da nemmeno 2 anni, ma ha già al suo attivo numerose iniziative, specialmente nelle province di Napoli e Caserta, ed è stata molto vicina, ad esempio, alle vittime della tragedia del bus dell'Irpinia e ha stretto rapporti di collaborazione intensa con l'associazione da loro costituita, Vittime della Strada 16 Uniti per la Vita, presieduta da Giuseppe Bruno, che saluto con affetto, non è potuto venire. Perché stamattina se ne operava gli occhi. Doveva operare gli occhi stamattina. Sempre in collaborazione con la nostra associazione nazionale di riferimento, il cui presidente Alberto Pallotti ringrazio per l'impegno che mette nello svolgimento del suo incarico, abbiamo esercitato ed esercitiamo una continua sollecitazione nei confronti dei politici e delle istituzioni locali perché si impegnino al massimo a favore della prevenzione degli incidenti stradali. In occasione delle prossime elezioni regionali e locali della Campania, ad esempio, abbiamo rivolto a tutti i candidati un pubblico invito perché inseriscano all'interno del proprio programma elettorale progetti volti a migliorare le condizioni dei cittadini utenti della strada. Numerosi sono stati inoltre, credendo noi fortemente nell'importanza di creare una nuova cultura della strada. I nostri interventi e le nostre attività all'interno delle scuole. Proprio di questi ultimi giorni è la notizia che la Commissione Giustizia del Senato ha approvato un testo che appesantisce le pene per i pirati della strada. Non si tratta certo dell'omicidio stradale, da tanto invocato, ma indubbiamente si tratta di un passo avanti importante che speriamo non sarà ridimensionato nel prosieguo del dibattito parlamentare. Insieme con tutto il fronte delle associazioni di familiari e vittime della strada, vigileremo giorno per giorno, ora per ora, perché i politici, prima fra tutti lo stesso Presidente del Consiglio, mantengano gli impegni presi con i cittadini, che sono stanchi di dover subire la criminalità stradale.
Siamo convinti che l'unico modo per contrastare gli interessi economici che stanno alla base di norme eccessivamente tolleranti nei confronti dei pirati della strada sia rafforzare il fronte comune delle associazioni. In tal senso, un ruolo fondamentale può svolgere una struttura come la sovraincitata Unione Italiana per la Sicurezza Stradale, che deve sforzarsi di creare una rete di associazioni quanto più fitte e onnicomprensiva possibile, con un coordinamento organizzativo ed informativo in grado di amplificare l'efficacia dei singoli interventi. Il convegno di oggi può e deve essere un passo importante in questa direzione. L'importante è che, come purtroppo constatiamo troppo spesso, non ci si focalizzi soltanto sulla repressione e sulle punizioni per i colpevoli di crimini stradali, ma si adotti una politica a tutti i livelli, nazionali e locali, tendente a diminuire gli incidenti, con un'intensa opera di prevenzione e di educazione. Se vogliamo veramente che le indicazioni della Comunità Europea sulla massima riduzione possibile dei morti e feriti per incidenti stradali diventino una realtà, dobbiamo adoperarci tutti perché si crei una nuova cultura della strada. Noi genitori delle vittime innocenti della strada siamo la realtà di oggi. Ci hanno definiti periferia. Il Papa ha detto: l'essere umano, voi genitore, non dovete permettere a nessuno di definirvi periferia, ghetto. Voi siete esseri umani e noi siamo, loro ci hanno definito un qualcosa di cui non tenerne conto. Devono capire che noi siamo la parte migliore di questo mondo perché lottiamo per tutti quanti, non soltanto per i nostri cari. Il centro vivo di questa società cieca e sorda. Noi, la voce viva dei nostri figli. L'associazione Mamme Coraggio combatte in nome di tutte le vittime della strada. Non chiediamo altro che una sinergia, un dialogo aperto, una rete di collaborazione per cercare di fermare queste crudeli stragi stradali. Siamo una realtà campana e nel processo di Luigi Ciaramella è entrata a far parte come parte di civile con l'avvocato Davide Tirozzi. Difatti l'omicidio stradale garantisce una giustizia equa, ma questo non è sufficiente a garantire la vita sulla strada. Per questo oggi siamo qui come soggetto promotore della prevenzione e insieme ad altre associazioni cerchiamo di evitare queste stragi stradali, perché senza muoverci, senza fare un qualcosa, non si parlerà nemmeno più di futuro, perché che futuro ci sarà? Già la nostra vita si è fermata ieri, quindi andiamo avanti per tenere viva questa voce dei nostri figli, perché noi ci crediamo fortemente in quello che facciamo, perciò siamo scese in campo, però ci vuole l'aiuto di tutti quanti. Nel nostro paese noi abbiamo, cito queste due parole, abbiamo una messa per tutti i figli ogni anno, la Via Crucis delle Mamme, cioè l'abbiamo fatta noi con l'aiuto del nostro parroco, e lui ha fatto una domanda a tutte le persone che erano presenti in chiesa, perché era piena zeppa di mamme come noi e di mamme normale, e ha detto: io vi faccio una domanda, però mi dovete dare la risposta, non capisco questo vostro comportamento. Loro i figli non ce li hanno più, però non si fermano mai, stanno combattendo sotto l'acqua, con il freddo, con il sole, nelle manifestazioni, devono combattere nei tribunali, devono combattere con tutto e con tutti. Perché? Per i figli degli altri, per altre persone. E voi che i vostri figli ce li avete a casa, belli, a casa vostra, in qualsiasi, come voglio dire, non vi muovete, non cercate di prevenire questa cosa, cioè di proteggere i vostri figli. Io questa cosa non l'ho capita, me la spiegate?
cioè ci ha detto delle bellissime parole, ci ha dato proprio uno schiaffo morale, il parroco dall'altare, un'omelia bellissima per questi giochi, ma vogliamo scherzare, noi non ci fermeremo mai, noi portiamo la nostra testimonianza nelle scuole, cioè è un percorso di informazione e prevenzione, dove alcune volte ci sono, e l'abbiamo constatato, scusate se vi dico queste cose, dove ascoltano più la nostra testimonianza, quelle delle mamme, perché noi, solo noi lo possiamo sapere, quello che abbiamo, perché lo abbiamo subito sulla nostra pelle, quello lo viviamo tutti i giorni, nessuno ce lo toglie, che quando danno spiegazione le istituzioni, forse perché loro parlano molto del lato tecnico, devono parlare molto più facile ai ragazzi come lo siamo noi, mamme semplici che si sono messe in gioco. Grazie a tutti voi. Ok, grazie. Allora...